Ok, come avevo già detto, iniziamo questa serie di mini campagne. La prima che ho intenzione di fare è con l'Epiro e lo scopo sarebbe conquistare fondamentalmente Atene e Sparta. Intendo metterci qualcosa come 5-6 parti, per cui se ci metto meno poi vedo di allungarla un po' con qualcosa, tipo, non so, prendere anche Rodi, altre città della Grecia, insomma. Se ci metto di più cerco di darmi una mossa, insomma. È la prima volta che mi do un limite di tempo, per cui non so quanto tempo ci voglia. Il tuo momento è arrivato. I recenti contrattempi in Magna Grecia ti hanno costretto a rinsaldare il tuo potere in Grecia. Gli Spartani si credono superiori a tutti gli altri. Capiranno che non è così quando metterai a ferro e fuoco le loro terre. Gli Ateniesi sono diventati deboli e preferiscono chiacchierare piuttosto che fare le guerre. Col tempo capitoleranno, ma per ora ci tornano utili contro i loro padroni macedoni. I rampolli di Alessandro si credono ancora degni del suo impero e quindi vanno fermati. Forse potremmo organizzare una grande invasione della penisola italica. Hai degli affari in sospeso con Roma e Siracusa. I nemici dell'Epiro saranno soggiogati. Ok. Allora, come al solito, l'obiettivo iniziale. Come eserciti abbiamo. Qui ho degli elefanti, che non è male, e qui ho dei. Niente, frombolieri, basta. Cioè, frombolieri, opliti. Dal punto di vista diplomazia, tutti ci odiano, fondamentalmente. La Macedonia non ci odia. E visto e considerato che, almeno per il momento, non ho intenzione di farci guerra. I am honored to receive this E embassy. trattati di I will transito listen with militare, interest to accordo all you have to commerciale. say. No, no, non volevo uscire, volevo soltanto vedere un attimo se c'è qualche trattato commerciale che posso fare. For the sake of friendship that has been and friendship to come, Dov'è il trattato greetings. commerciale? Now, let us seek Accordo wisdom together. commerciale, lì. Ok. Altri non ce ne sono, fondamentalmente, perché figuriamoci se. Beh, Atene ci andrà in guerra, quindi. Questi Welcome. qua I am eager to hear your words. non vogliono commerciare. Roma, non penso che voglia Do not commerciare. waste time on pleasantries and babble. Infatti. Dunque. Abbiamo, vabbè, qui una piccola flotta. Atene, non siamo in guerra con Atene, ma siamo in guerra con Sparta, che è abbastanza difesa, quindi non penso di riuscirla a prendere nei prossimi turni. Cioè, ci vorrà un bel po'. Quasi quasi conviene andare prima, cioè direi andare prima su Atene. Il problema è che se vado su Atene molto probabilmente mi entra in guerra anche la Macedonia, quindi dovrò cercare di tirare su almeno un po' l'economia. Per cercare di, insomma, conquistare poi Sparta, credo, o aspettare che Atene mi dichiari guerra. Che ovviamente prima o poi dichiarerà guerra alla Macedonia, quindi devo soltanto aspettare per quello. In fondo sono due città, spero che in cinque parti dovrei riuscire a prenderle, spero. Sabotaggio, fantastico. Zoom sul luogo. Spartani. Vediamo se possiamo farci qualcosa. Wow, sei bravissima proprio. Fantastico. Vabbè. Ricambiamo il favore allora. Scusa, che se io. No, proviamo a distruggergli questo. Com'è che appicca incendio, ok? I Proviamoci. will see it done. La vedo dura. No, ce l'ha fatta, Is bene. there ever any doubt? In questo modo dovremmo cominciare a rompergli un po' le balle. My E vorrei skills andare are così finché non yours. posso finalmente. Finalmente conquistarla.
Non ho intenzione di cominciare a reclutare unità perché per il momento è meglio che non spendo troppi soldi. Non navighiamo nell'oro. Si potrebbe anche andare a conquistare di qua, però insomma, non voglio uscire troppo dal nostro obiettivo, diciamo. Beh, un po' però comunque devo farli perché altrimenti poi ci vuole una vita per fare un esercito degno di questo nome. Fine turno. Ok, ho già dato un'occhiata almeno come funziona la campagna. Ero riuscito fondamentalmente ad attaccare Sparta, ero riuscito a vincere una battaglia. Ma poi le cose sono andate un po' peggio perché comunque non avevo abbastanza esercito per affrontare Sparta, per cui sono dovuto tornare indietro, ci ho perso troppo tempo per i miei gusti. Ok, truppe arruolate. Questo qua, costruzione completata, podere è la fattoria. Siracusa, Cartagine. Questo qua mi dà campione di grado 1, campo dei perieci. E adesso vorrei reclutare un campione. Però devo reclutarlo da qui. E questi comunque mi cominciano già a potenziare il mio esercito, insomma, perché ho intenzione di utilizzare questo. Bonus di carica, questo. No. Sì, vabbè, dell'avversario, credo. No, questo qua è uno. Insomma, non è il massimo da tenere in un esercito, ecco. Questo qua è interessante. Questo qua, più 30. Ok, recluta. E poi lo manderò all'interno del mio esercito. Continuiamo a reclutare qualcosina, uno di questi. E passiamo nuovamente il turno. Sì, non posso. Non ho più soldi per fare un po' di sabotaggio, per cui. Gli Spartani cercano di rompermi le balle. E forse ci riescono. Ok, mi attaccano. Agente ostacolato. Uffici i 10.000, bene, truppe arruolate, ok, costruzione completata, ok. Allora, io qui ho un esercito scarso, come guarnigione ho due milizie politiche, uno pretti cittadini, tre folle e due frombolieri, che non è proprio poco, insomma, considerato che comunque sono soltanto tre spartani alla fin fine. Qui ho comunque un po' di cose. Ho un elefante, una metà degli elefanti che se non hanno tanti frombolieri o giavellotisti dovrebbe essere utile. Allora. Qui non riesco a capire fin dove riesco ad arrivare perché. Qui non mi ci lascia andare, ma qui non si capisce. No, probabilmente fin qua. Allora, penso che un attacco dovremmo riuscire a reggerlo. Penso. Nel dubbio, comunque, reclutiamo un po' di mercenari.
Recluta, assumi mercenari. Possiamo prendere quella cavaliera tarantina che non mi serve. Commander, set up the watch. Non è che la cosa mi diverta più di tanto perché andremo in rosso, ma purtroppo non possiamo fare molto altro in questo momento. Fine turno. Sì, sei sull'orlo della bancarotta, lo so, caro mio, lo so. Vediamo se mi attacca adesso. Ok, mi attacca l'altro esercito, che non ha speranze, per cui lo portiamo indietro. E lui se ne va. Patto di non aggressione con gli Ardi Dei. Se vuoi farlo gratis, mi va bene. Ci sono abbastanza fondi nelle tue casse per costruire in questo turno. Devi aumentare le imposte o il commercio, o smobilitare. Ok, allora, qua queste truppe serve il comandante, ora che loro non c'è più. Che è successo? Ferito. Altre famiglie, molossi. Ok, questi mercenari li lasciamo andare praticamente, come si dice, li congediamo perché non ce l'abbiamo bisogno e costano soltanto un sacco di soldi. Facciamo tornare il nostro esercito là, o meglio, non è stata una grande idea tutto sommato, era meglio se lo portavo di qua comunque. Qui vediamo di fare un po' di soldi, ho bisogno di soldi. Meglio che poi lo teniamo, grosso modo, qui vicino, però. Niente, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare, perché Sparta è una sola città, ma riesce ad avere un esercito cioè, tutto sommato molto grande. Proviamo a distruggere ancora qualcosa. Ho cercato di sabotare qualcosa che non ho controllato prima. Ferita, fantastico. Di bene in meglio. Abbiamo un'altra idiota fondamentalmente a casa nostra. Qui abbiamo Roma che potrebbe arrivare a rompere le balle. Che non è positivo, evidentemente, ma mettiamoci qua. E spero di poi di riuscire a metterli in imboscata se ci attaccano, almeno riusciamo a fare qualcosa. Qui reclutiamo uno di questi. La costruzione è finita? Sì. Cioè, è abbastanza. Ok,
insomma, picchiato all'incendio della rissa. Fantastico, epitrofo. Qui quindi adesso avremo uno... No, apparentemente non hanno distrutto niente. Questo qua mi darebbe l'arruolamento di arcieri e peltasti. Sinceramente non è proprio quello che mi interessa. Chiamo epitrofo che apparentemente... Persino i barbari lo rifiuterebbero. E non bere vino. Che ti devo dire? Siamo così. Se qua mettiamo lì in imboscata. E andiamo avanti a reclutare gente qua. Sono abbastanza... Boh, vabbè. Cioè l'idea adesso è comunque continuare a reclutare e aspettare un attacco di Sparta per poi, diciamo, invaderla noi. L'idea è quella. Scoperto un tuo esercito in incognita, fantastico. Sabotaggio, fantastico anche questo. Il decremento della qualità dei mercanti potevano alzare i prezzi della provincia di Venata per il vino pregiato. Fantastico. Sono incontrato alla Libia. Gli aiutanti aumentano. Popolazione ispirata. Macedonia, rapporto del Furiere, ok. Sulla popolazione Macedonia, quindi non è un problema nostro. Andiamo avanti a cercare di migliorare l'economia. Questo qua a meno 29 perché hai riuscito il personaggi. Il truppe fedele comandante qua non mi sembra che abbia, cioè, un effetto da meno 38. Probabilmente con personaggi si intende anche la spia, insomma. Commander. On the move. Oh no, questi qua devono andare su. Così almeno cominciano a prendere esperienza anche loro. E qui non possiamo più reclutare nulla. O meglio, non reclutiamo un'unità di frambolieri. Il nostro esercito non è così male adesso, tutto sommato. Potremmo espanderci, ma è meglio non... Filandro, chi è Filandro? Il campione, credo. Sì. Salta la pattuglia, salta la guardia cittadina. Boh. Sì, probabilmente sono delle azioni che possiamo far fare al campione. Ok, qua grosso modo quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ci mettiamo nuovamente in imboscata. O meglio, sarà meglio... metterci sì in imboscata, ma non lì.
qui magari. Che però non possiamo farlo, vabbè. Niente, per questa prima parte è tutto, le cose non si presentano troppo bene, comincio a capire perché in quasi ogni campagna che ho fatto dopo tipo 10 turni l'Epiro non c'era più. Niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, votate, commentate e iscrivetevi. Se avete qualche consiglio datelo perché qui non vedo troppo rosea la situazione. Date un'occhiata anche agli altri progetti del canale, quindi la campagna col ponto, l'analisi di tutte le fazioni, almeno per il momento, di Rome 2 e la campagna in cooperativa di Neverwinter Nights. E al prossimo video, ciao!